Matteo. Maresciallo, mi dà ancora 5 minuti. Bene. Allora, Aurelio, sono 10 minuti che ci guardiamo, ma tu non mi dici niente. È immaturità polmonare, tipica dei prematuri. Che significa? Che se non gli si fa una respirazione forzata, intubando o contenendo ossigeno entro 5-6 ore, muore soffocato. Damiano, mi hanno dato 30 secondi, fregati! Lo dovete aiutare. Concetta. Buongiorno signora. Ah, avete visto? Stamattina lo spazzino è passato più tardi. Eh sì, è vero. Beh, allora buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Gentile. Insomma, intendeva dire che devo lavare un'altra volta le scale. Ah sì? Mi ha detto che la linea via dell'amore è lunghissima, ma tutta spezzettata, spezzettata. Che avrà voluto significare? Che sei una gran... La signora Vittoria ha già fatto. Adesso tocca a Castoragni e poi a Gazebo. Che fai, esci? Mi accompagni a fare un giretto? Quasi bene. Occhi, devi avere la febbre. La febbre? Non credo proprio, zia. Ho soltanto avuto un tremendo mal di testa, come mai in vita mia mi era successo. Va subito a letto, bambina, sei pallida come una morta. È colpa dell'illuminazione, zia. Tutti con queste luci sembriamo morti. In ogni caso faccio chiamare un dottore. Oh, che c'hai stamattina? Ehi, non parli, stai zitta, te fissi, che c'ho? Ma niente, sì, niente. Allora che dici, me lo metto o non me lo metto? Che? Il nastro, via, il nastro! Ma come tu a metterti, tu sei comprato apposta? Ah, ma non vorrei che il macello... Se farà una cattiva idea. Ma che stai a dire, sì. Vedrai che ci stai proprio caruccia. Proviamo un po'. A te. No, niente, niente.